Bene, io vedo Pentateuco 19, Zvika. Buongiorno Rav, buongiorno amici. Dice qui che uccidere gli egiziani significa la lussuria corporale, e quindi devo uccidere tutta la mia lussuria corporale. Perché ammazzarti? Dice qua che i piaceri corporali mi devo liberare da tutto questo. È difficile per me vedere questo. Rav, guarda. Ok, talvolta è difficile per me spiegare questo, però la lussuria, cioè le passioni, diciamo, significa che stiamo in loro e non vogliamo uscire da loro e rimpiazzarle con altre cose. Però quando senti un piacere maggiore, più forte, più pieno, e allora lo rimpiazzi, sì? Che cos'è una passione corporale nel nostro lavoro? La passione corporale è quello che tu senti nel tuo desiderio di ricevere comune. Qui quello che vedo è che bisogna lasciare le proprie passioni culturali, che non c'è qualcosa che non comprendo. Ah, bene, sì, tu devi connettere tutto il tuo riempimento nel tuo desiderio di ricevere, devi relazionarlo tutto a una fonte di ricezione, di riempimento, e il Bore. Godi per sicuramente, tu hai il tuo lavoro, la tua famiglia, il tuo lavoro, non puoi non godere. E ogni momento che tu senti la tua esistenza in qualche ambiente, nel mondo, nell'aria, qualsiasi cosa, tu ancora lo guardi in relazione a questo senso di piacere. Non abbiamo niente di più che un vaso che desidera ricevere piacere. Se sono seduto in una sedia, adesso sto godendo di questo, altrimenti non sentirei che sei seduto in una sedia. Svica, e allora non devo annullare tutte le mie passioni corporali? O se no come avanza? Come dice qua? Per caso stai scoprendo chi ti sta dando queste passioni corporali? E a chi le stai attribuendo? Di questo tratta. Zvika, e allora che cosa faccio con questa lussuria corporale e col mio lavoro giornaliero nel mio livello? Rav, tu il tuo lavoro non lo so. Zvika, il nostro lavoro, come mi relaziono alle mie passioni, come mi relaziono alle mie passioni corporali? Tutto il mondo sta chiedendo cosa devo fare con questo se voglio avanzare. Rav, hai bisogno di avanzare in una maniera che tutte le passioni, tutti i piaceri che hai, di volerle dare contentezza a tutti attraverso questo. E Zvika, e se ho piaceri corporali che vengono dal mio corpo, dal mio asino, che cosa faccio con questo? Rab, trasformali, invertili, aggiungili a questi discernimenti per sapere di chi è che godo, non solamente per essere un asino. No. Anche un asino che sta facendo girare le ruote per creare pasti per gli esseri umani, diciamo. E Zvika, allora non devono i miei piaceri come relazione intima, soldi, media, quotidiane, cose quotidiane? No. Dice Rav, le lussurie corporali significa che stai facendo questo solamente per te stesso. Per te stesso e non per darle agli altri e attraverso gli altri verso il Bore. Cioè che tutti iniziano e terminano in te e ha a che vedere con la tua intenzione. Svica. E allora non significa che sto disconnettendomi dalla vita e da tutti e solamente connettendomi con la spiritualità. Lei ha detto che è pericoloso essere un prete. Sì, non essere un prete, dice Svika. Rab, un prete significa fare un sacrificio, un monaco, perché essere un monaco
significa non godere di forma forzata, non godere quello che il creatore ti sta dando, e il creatore non ha creato niente senza ragione. Anzi, lo ha fatto perché noi godessimo, però con l'intenzione corretta, che è per dare, anche quando godi. Ok, ho iniziato a capire, dice Zvika. Allora non sarai un monaco, dice Rav? No, non ha a che vedere con un monaco, dice Zvika. Ho paura che ogni volta che io lavoro, ho paura che qualcuno mi faccia questi atti, mi mostrino questi atti, il mio ambiente cambia, ho paura di cadermi in cose che non sono spirituali. E tu mi stai dicendo, lei mi sta dicendo, no, vivi la tua vita, non essere estremo. Questo è il mio timore, che io sto avanzando in una direzione dove la mia testa non dovrebbe essere in queste cose, tutto il tipo di cose così. Rav, no, può essere in qualsiasi cosa. Con tale che stai preoccupato per lavorare con gli altri, anche con questo. Adesso mi è complicato di più, dice Zvika. Rav, bene, qui è il tema, qui è il punto. Dipende da te. Perché quello che mi hai detto prima, che la spiritualità ha a che vedere con la dare agli altri, io non ne mai mi ero avvicinato a questo. Sì, sì, dice Zvika, però questo è l'altro anche, e non capisco. Ti sarà rivelato presto a ogni persona del mondo, dice Rav. E fini ai milionari più grandi che hanno investito tutta la loro vita in essere ricchi. In qualsiasi, quello che hanno fatto è stato solamente in nome degli altri. Che cosa vuol dire questo, Rav? Dice Zvika. Tutto quello che hanno fatto è stato fatto dagli altri, Rav. No, solamente i ricchi, qualsiasi persona del mondo che ha fatto qualsiasi cosa nella vita, lo ha fatto solamente in nome degli altri. E come può essere? Come può essere? Sì, perché sembra che l'abbiano fatto per loro stessi. No, è solamente questa falsità, questa bugia è stata orchestrata per loro, perché loro avessero un incentivo che si svegliassero nel giorno che avessero successo, cercassero di avere successo con questa competizione. Tutta questa competizione la gente la sente, però solamente come o quanto uno può dare agli altri. E allora i soldi sono un'illusione, dice Zvika. Sì, però perché qualcuno faccia qualcosa? Perché facciano qualcosa? Gli hanno dato come una pozione di bugia. Non credere che lo stanno facendo per loro stessi. Guarda, è interessante questa percezione, dice Zvika. Mai l'avevo pensato così. Guarda come il Boré maneggia tutto il mondo, come orchestra tutto.